Concordo sullo sì. Swing, spiegami perché ancora non mi hai descritto nello specifico. No, l'idea è stato quello sì, di promuovere il ballo, fondamentalmente il social dance, un po' come anche sto facendo in trasmissione in questa radio, però in maniera visiva, quindi abbiamo pensato di tirare su questo cortometraggio dal titolo Gangster of Swing, con dei ragazzi che sono legati comunque al ballo, degli allievi o degli allievi amici. Di Mickey Boogie? Anche allievi di Mickey Boogie, ma non solo, abbiamo coinvolto giustamente altre scuole, tra l'altro ci sono anche Elisa Cangini e Antonio Cribari, che sono due ragazzi bravissimi, due ballerini di Boogie Boogie, che appunto hanno partecipato a questo corto. E nulla, ovviamente è stato fatto per promuovere il ballo e il social dance e far vedere cos'è poi il Boogie Boogie e la parte anche swing, che è molto divertente, che è un ballo comunque molto giovanile, come si diceva all'inizio della puntata. Questo corto l'abbiamo finito dopo, è corto ma è stato molto lungo nella produzione, esatto, però è pronto e a metà gennaio ci sarà una prima qui a Firenze e poi chissà dove va a finire. Certo, speriamo di ospitarla anche a Milano, ma dai, svelaci qualcosa, c'è una trama, come una sorta di musical, cioè come... No, c'è una trama, c'è un CD che sparisce e questo CD rappresenta un po' l'unione di tutte le scuole, di tutto il movimento swing, e questo CD sparisce, quindi... E tu sei regista di questo? No, il regista è Lorenzo Petrognani, che saluto, anzi poi c'è Marco Ludovichi che ha seguito la parte della fotografia, è stato lui a registrare tutto, è venuto molto bene, grazie anche a lui ovviamente. Poi c'è Rodolfo Banchelli che rappresenta colui che è arrivato e che ha capito qual è lo spirito giusto delle serate di ballo, quindi c'è un corto spontaneo e realistico, c'è anche un po' di storia d'amore dietro in questi 20 minuti e è anche un bel ballo, perché anche questi ballerini sono veramente da vedere, sì. Adesso ce la lavoriamo in qualche modo, voglio... Magari lo presentiamo anche a Milano. Certo, però in un contesto, insomma, degno della produzione. Certo, soprattutto del tempo, della tempistica, quindi sì, mi sembra giusto. Io vorrei anche ringraziare tutti i ragazzi che hanno partecipato, siamo stati più di 60 persone, quindi insomma è stata una bella macchina, ecco. Sono curiosissima di vedere questo corto, invitami alla prima Fiorentina, che assolutamente torno sempre più che volentieri a Firenze.